Il microfono funziona? Sembra di sì. Amici miei, bentornati ancora una volta qui sul canale. Come state? Fatelo sapere qui sotto nei commenti. Oggi ho delle chicche. Ho veramente delle chicche. Ho creato un kit che mi fa veramente impazzire. Mi piace troppo proprio l'abbinamento. Ma ve lo spiego subito, quindi like nei commenti, poi fatemi sapere la vostra, anche perché ho già un episodio in cantiere, un altro episodio in cantiere. Quindi, voi volete... Partiamo subito da che cosa? Non lo so, è tutto bello. Oggi sono proprio contento perché ho fatto un piccolo viaggetto a Milano. Forse è uscito prima quel video, poi questo, non lo so. Sto registrando come un matto un sacco di cose e non so quando le caricherò. Durante questo viaggio ho fatto un po' di acquisti da Muji e quindi partiamo proprio da quello, da un kit che sto utilizzando da poco ma che so già mi darà tante soddisfazioni, mi piace troppo. Eccolo qua. Allora, lo sapete, a me piace tantissimo prendere appunti anche con carta e penna e mi piace proprio organizzare la giornata, i pensieri, quando voglio staccare tutto a me piace prendere carta e penna. Sono anni e anni ormai che ho tipo un bullet journal che faccio un po' a modo mio, non si capisce come lo utilizzo, sta di fatto che ho bisogno di un taccuino sempre con me. E da Muji c'era questo prodottino bellissimo, guardate qua, di un minimal che, mamma mia, mi fa proprio impazzire, con questo grigiettino mi piaceva troppo e con queste scritte un po' giappo, proprio topperia assoluta, hashtag topperia assoluta. Oggi sarà particolarmente popolare questo, eh? Detto questo, bellissimo, costicchia sicuramente, ma è fatto veramente molto molto bene. Copertina rigida in tipo cartone e anche rilegato secondo me in maniera molto interessante. Comunque mi sta dando delle belle vibes. La carta mi piace veramente tantissimo, come è fatta, come è settata. È un quaderno tipo a righi, però ha i quadretti puntinati. È particolare, magari vi faccio una ripresa un po' più da vicino per farvi capire. E devo dire che mi piace veramente molto come dimensioni e come è stato pensato proprio in generale. Mi ci trovo molto bene e se vi chiedete dove lo metti tutta questa roba, dove la metti tutta questa roba, eccetera, eccetera, come sempre, ve l'ho detto, anche in questo video, nessuna borsa, tutto in tasca, perché utilizzo ormai questi cargo che a me mi fanno impazzire. Io faccio tac, tac, e riesco a mettere tutto, microfoni quando sono in giro, tutto. E vedete che io vado che una favola quando sono in giro per lavoro e non solo. E per scrivere su questo bellissimo taccuino io vado di questa penna, sempre di Muji, e questo evidenziatore. Guardate che design, tutto in trasparenza oggi, e questo è il tema. Mi piace moltissimo questa penna, non è a gel, è una penna diciamo molto semplice, una penna sfera, nera, da 7 mm, bellissima. Mi piace molto come si tiene in mano, bellissima esteticamente, non togliete le etichette che sono bellissime, lasciatele. E si scrive veramente molto bene, devo dire la verità, non vibra troppo, è una di quelle penne che vi danno delle belle soddisfazioni e non costa neanche tantissimo, quindi top. Tra l'altro Muji poi vi permette di cambiare quello che è l'inchiostro dentro e quindi va benissimo così. Ma ho fatto anche tantissimi altri acquisti che poi magari vi racconterò con uno shorts, oppure se volete saperlo ditemelo, ci facciamo un video sulla cancelleria che a me fanno impazzire. Detto questo, poi chiuso il discorso penna, c'è questo evidenziatore. A me piace utilizzare gli evidenziatori e questo è veramente molto interessante perché riprende un po' lo stile della penna, per l'appunto è trasparente, ha questa parte che si nasconde, diciamo l'evidenziatore è protetto da questa punta qui e ha il click per poi accedere e utilizzarlo. Mi piace veramente un botto, funziona benissimo, il colore è veramente super super bello, esistono in tante colorazioni, sicuramente ne prenderemo delle altre, anche perché potete acquistare anche sul sito Muji. Poi lato power bank in giro, oggi voglio proporvi due soluzioni, una solo MagSafe, l'altra in trasparenza. Quella in trasparenza è della New Dairy, è un grigio siderale in questo caso. Noi abbiamo tutte tonalità sul bianco, ma ci sta perché poi questa qui si adatta bene nel momento in cui dovete utilizzare anche un altro accessorio che vi metto come plus. Questi due diciamo sono plus, il kit è questo qui per me, quello bianco di Anker MagSafe, ma ne parliamo a breve. Comunque bellissimo come prodotto, molto interessante, anche dei cavi integrati con gialli, quindi ci stanno anche abbastanza bene in generale con tutto il kit. Display che permette di capire la percentuale del residuo della batteria e poi abbiamo anche la possibilità di caricare l'Apple Watch che in questo caso fa parte del nostro kit. Veramente molto ben realizzato, funziona bene, 10.000 mAh, un'entrata USB di tipo C e nulla, poco da dire, veramente una favola. Nel momento in cui però selezionate questo oppure avete bisogno di un cavo da portare sempre in giro, volete mantenere un po' d'ordine ed evitare magari di mettere e togliere queste cose qui, da Muji ho trovato questo accessorio che appena l'ho visto ho detto
lo devo provare, lo devo comprare, perché è una stupidaggine, ma secondo me è bello. E infatti è forse inutile, ma è inutilmente bello. Guardate quanto è minimal, guardate quanto non lo so, mi sento in Giappone quando uso queste cose. È un mio problema forse, però è veramente molto molto bello, sono molto contento. Che cos'è? Beh, è un organizer di cavi, o un qualcosa che permette di gestire al meglio il vostro cavo. Come vedete, voi lo mettete qua dentro e potete poi utilizzarlo a vostro piacimento. Prendete e cacciate il cavo da una parte all'altra e potete poi utilizzarlo in questo modo qui. Nei momenti in cui dovete riraccoglierlo, voi girate di così e il gioco è fatto. Certo, a volte dovete un attimino tornare indietro, perché se fate come me che lo cacciate un po' così a caso, ogni tanto vi dà questa rogna, però secondo me è molto carino, è un gadget che può tornare utile per mantenere magari l'ordine per chi come me è un po' pazzo e ha bisogno di questi gadgettini, e forse ne ho bisogno solo io. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, però è bello, costa pure poco, quindi ci sta per giochicchiare, ci può stare. Poi si abbina benissimo a questo kit, come si abbina benissimo al kit, diciamo, su questa colorazione, questo power bank qui, che è il power bank di Anker, un power bank MagSafe con stand integrato, veramente fantastico se, diciamo, volete un qualcosa di comodo da utilizzare in giro e comodo anche nei momenti in cui volete vedere un film, una serie TV. E fidatevi che in viaggio sti stand sono veramente di una comodità pazzesca. Ultimamente sto viaggiando molto e ho sempre uno stand a portata di mano, se non ce l'ho, che me lo dimentico, me ne pento tantissimo, perché non so mai come appoggiare lo smartphone. E mi è capitato, tipo l'ultimo viaggio per Milano, quando sono andato da Muji, non avevo uno stand. E ragazzi, fa strano, cioè sarà un'abitudine mia, però è molto comodo. Questo vi fa pure da powerbank, quindi un bijou. E costa anche il giusto. Ora c'è anche più sottile, se non sbaglio, super brand Anker, quindi super consigliato anche lui. Per quanto riguarda invece smartphone, Apple Watch e AirPods, kit trasparente, si va di trasparenza anche per quanto riguarda le cover. In questo caso abbiamo questo kit di Spigen, che in poche parole vi permette di avere sì trasparenza, ma anche questo stile un po' tech che mi piace tipo tantissimo, un po' nothing style. Molto bello il case per le AirPods, bello, rigido, resistente, mi piace veramente molto, quindi super approvato, ve lo straconsiglio. Poi è veramente molto molto bello, ragazzi, fidatevi, anche proprio al tatto è veramente piacevole, come è piacevole anche nell'altra colorazione, quindi nera. La trovate sia nera che bianca, io ovviamente preferisco sempre questa qui, perché non lo so, a me piace troppo il bianco come colore, bianco, argento, a me piace troppo, e quindi ci sta. E abbinato poi alla cover MagSafe con questo stile trasparente, tech, eccetera eccetera, è una combinazione veramente assurda, bellissima, veramente ragazzi, mi piace troppo questo kit così, mi piace troppo, come mi piace troppo poi abbinato all'Apple Watch SE, ovviamente argento per forza, e soprattutto con questo cinturino bianco, in questo caso silicone. Devo dire la verità, se ci fate caso, è per anni ho utilizzato quello, lo Sport Loop, pensando che il silicone fastidio, estate, non lo so, vabbè, non ce la faccio, non lo so, sono un paio di mesi che utilizzo questo, nel momento in cui devo utilizzare l'Apple Watch mi sto trovando bene, ve lo consiglio. Non è quello originale Apple, è quello di Spigen, costa meno, magari prendete questo, ce ne sono tantissimi, prendete quello che volete, quello di Apple è identico, però devo dire che è fatto bene, ci sta, molto comodo. Comunque cinturino in silicone, ci sono tantissime soluzioni, quindi potremmo starne qui a parlare per ore. E questo kit mi piace troppo, veramente troppo troppo troppo. Io ovviamente sono innamorato di questo qua, principalmente tutto gira principalmente intorno a questo design, al design di Muji, perché lo sapete, a me carta e penna mi danno quelle vibes giuste che mi ispirano, mi fanno sentire un attimino a casa nel momento in cui devo scrivere, devo organizzare le cose, quindi bene, quindi sono contento del kit. Nel momento in cui però avete bisogno anche di registrare qualcosa e volete migliorare l'audio, rimane top la scelta dei DJI in questo caso, perché rimaniamo sempre a tema con la trasparenza e tutto gira intorno a questo discorso qui, lo sapete, mi piace creare questi abbinamenti un po' particolari per quanto riguarda gli ADC, e quindi nulla, che cosa vi posso dire. Accessori fantastici che utilizzo in realtà proprio nel quotidiano, adesso tornando seri sono cose che utilizzo proprio quotidianamente, quindi fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Se volete altri video del genere, beh, ditemelo, molto leggerini lo so, però ditemelo, fatemi sapere, perché mi fa sempre piacere. Tra l'altro c'è un altro episodio appunto in cantiere, molto più elegante, molto più chic, che ne parleremo prossimamente. E quindi nulla, ci vediamo prossimamente sempre qui sul canale per un nuovo video, ciao. No, ah, ditemi pure il vostro kit tech ADC preferito, sono curioso, posso essere curioso? Grazie.
Ci vediamo. Ciao. Sono troppo... No, ragazzi, no, tornando seri, sono troppo fiero di questo clip. Cioè, mi viene proprio voglia di scrivere. A volte sono quei dettagli. Questo è un effetto che secondo me ho solo io. Però vabbè, lasciate stare.